ha sfiorato più volte il primo gol con la maglia del Cerignola, l'ha trovato domenica scorsa al San Filippo Franco scoglio contro il Messina, decisivo per la vittoria, l'acuto di Zac Ruggero nel corso del primo tempo, determinante per il ritorno al successo degli Ofantini dopo tre turni di astinenza, il guizzo del centrocampista italo-inglese, classe 2001. Sì, sono contentissimo per il gol, ma soprattutto sono contento per il risultato. Ci serviva una buona vittoria dopo che abbiamo avuto queste partite avvicinate e quindi ci volevano questi tre punti. È fondamentale, soprattutto a Messina, in un campo difficile, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi hanno supportato sempre. Ancora giovane, ha compiuto lo scorso mese 22 anni, ma già con diverse esperienze in Serie C, dopo l'esordio tra i cadetti a Crotone, ha giocato nella Pro Sesto e nella Lucchese. La scorsa estate ha scelto Cerignola per la prima parentesi in carriera sia in Puglia che nel girone del Sud. È arrivata la chiamata e mi sembrava un bel progetto, era una squadra che era appena salita e mi sembrava un grande progetto il direttore del mister e quindi ho voluto accettare subito. Si sta ritagliando sempre più spazio nelle rotazioni di Michele Pazienza, ha trovato a Messina la via del gol, ma Ruggero ha sempre garantito corsa, grinta e polmoni al centrocampo degli Ofantini. Lui è già pronto per l'Avellino, atteso domenica prossima al Monterisi, fischio d'inizio previsto alle ore 17:30. Sì, sarà una gara difficile dove noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di trovare l'episodio giusto a favore nostro. Ovviamente loro sono una bella squadra, quindi noi dobbiamo fare la partita perfetta. Bisogna sempre per dare il massimo con umiltà, ma soprattutto dobbiamo essere sempre pronti con la testa lì sul pezzo.